Crack al Muto giovedì prossimo 31 maggio nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia alle ore 10.30 si svolgerà il primo convegno regionale sulla violenza alle donne secondo un progetto patrocinato dalla Comune di Palermo e dalla Comune di Crack al Muto, dall'Azienda Sanitaria di Palermo, dall'AMAP e dalla GESAP. Tra gli altri parteciperanno il sindaco di Palermo, Gianluca Orlando, il direttore dell'Azienda Sanitaria di Palermo, Antonio Candela e le scuole Fermi e Sciascia di Crack al Muto, Federico II di Naro, King di Favara e Finocchiaro Aprile di Palermo, capofila del progetto, di cui è coordinatrice in provincia di Agrigento, Mariuccia La Manna. Sì, giovedì 31 maggio a partire dalle 10.30 saremo presso la Fondazione Leonardo Sciascia. Si tratta del primo convegno regionale sulla violenza alle donne, un progetto che viene direttamente da Palermo, promosso dall'associazione All Spunto nella figura della presidentessa Ida Cantafia. È un progetto, diciamo, che vede protagonisti tanti esponenti appunto del palermitano, i vari, diciamo, dottori dell'ARNAS, Civico, Villa Sofia, Cervello, come il dottore siciliano, la dottoressa Salviato, l'avvocatessa Licia Anselmo, che si occupa della riforma per il disegno di legge in merito alle modifiche che verranno, diciamo, proposte sulla legge contro la violenza sulle donne. Tra i tanti avremo anche il sindaco di Palermo, Gianluca Orlando, e il dottore Antonino Candela, che è il direttore generale dell'ASPSEI di Palermo. Sono stata, diciamo, nominata coordinatrice provinciale di questo progetto che appunto parte da Palermo e che ho voluto fermamente portare a Crack al Muto come simbolo appunto di tutto l'Agrigentino, tant'è che appunto abbiamo invitato anche tutti gli esponenti dei vari comuni dell'Agrigentino, le varie associazioni, avremo anche le scolaresse come l'Istituto Fermi di Crack al Muto, l'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, tra i tanti, il Martin Luther King di Favara e l'IT Federico II di Naro, che si confronteranno invece con i ragazzi che verranno direttamente dal Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo, che sono appunto, rappresentano, diciamo, gli scolari capofila di questo progetto antiviolenza. Vuole essere questo un momento di condivisione e anche di arricchimento personale e sociale, dato appunto questa tematica molto forte trattata.